tanto di partecipare a questa sfida. Vi informo che la prima partita sarà proprio con noi, vabbè, a livello calcistico ve lo dico, loro non hanno storia, comunque perderanno e torneranno a casa. Facile. Buongiorno a tutti, al caso di Don Pietro è veramente molto orgoglioso di poter partecipare a questo torneo. Infatti quando l'amico Fulvio mi ha proposto questa idea, l'abbiamo sposata subito, abbiamo cercato di fare una squadra anche noi, prevalentemente come i nostri ragazzi. Quindi sarebbe una squadra sempre giovane, perché la nostra associazione è costituita prevalentemente da giovani tra i 20 e i 25 anni, più alcuni simpatizzanti appunto che ci arrivano diciamo già dalle 11. Noi siamo come associazione impegnati prevalentemente sul nostro territorio provinciale in campo sanitario ma anche sociosanitario, per cui sposare diciamo anche l'iniziativa della OMS nel cuore di Martina, con la quale speriamo un giorno poter collaborare diversificando diciamo quelli che sono i nostri impegni, è veramente un piacere. E non aggiungo altro perché hanno detto già quasi tutto diciamo chi mi ha preceduto, se non sperare che venga veramente un bel torneo e tanta affluenza, proprio perché continuare a sensibilizzare sui nostri progetti penso sia la cosa più importante nella realtà dei cittadini. Grazie, due parole, mi farebbe piacere che mi dicesse anche la rappresentanza dei benedettini. Sì, tanto buongiorno a tutti, colgo l'occasione per salutare Roberta, l'amministrazione comunale, tutti presenti. Dipendenti Agnesi, ne parlavamo un attimo prima con Balestra, appunto dipendenti Agnesi perché abbiamo ricevuto tanta solidarietà da questa città e in questa circostanza noi vogliamo rispondere con altrettanta solidarietà, quindi nei confronti di Roberta e della Onlus Il Cuore di Martina. Per quanto riguarda il discorso prettamente calcistico, una rappresentanza di noi dipendenti, ecco, che ha come passione il calcio, si è fatta avanti e tutti coloro dei dipendenti che non hanno il calcio nel cuore, tra virgolette, non potevano fare altro che rispondere a questa solidarietà. Mi sono fatto accompagnare da mio fratello perché lui è la parte buona del calcio, perché io non sono bravo a giocare a pallone. E sono sicuro che sarà una bellissima giornata. È stato bello comunque nei vari contatti dell'organizzazione vedere commenti, foto e quant'altro, per cui vi ringrazio, noi dipendenti vi ringraziamo per darci, per averci dato questa opportunità. Grazie ancora. Vogliamo sentire anche due parole dalle forze dell'ordine e poi dagli altri. Allora, buongiorno a tutti, quindi ringrazio gli organizzatori, il sindaco, l'assessore, ovviamente la Polizia di Stato, nella fattispecie la Questura d'Imperia è contenta di aderire a questa lodevole iniziativa, quindi faremo nel nostro piccolo quello che in realtà facciamo quotidianamente, no? Rendiamo un servizio alla cittadinanza e quando, come in occasione di questo tipo, c'è anche la possibilità di farlo in un'atmosfera particolarmente serena, siamo doppiamente felici. Ci sarà anche l'arbitro che, nonostante appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, chiaramente svolgerà le sue funzioni con la massima imparzialità, ci tenevo scherzosamente sottolineare. Quindi ringrazio tutti per l'invito, quindi ce la metteremo tutta a dare il nostro contributo. Grazie. Alessandro Savioli. Va bene, io ringrazio tutti. L'Associazione Italiana Arbitri sarà presente sia come per educare le partite, di questo ringraziamo Stefano Alassio, assistente di Serie A, e Piazza Maurizio, componente regionale, Vicinanza, Fabio, che è presidente regionale, Rambaldi Luigi, che ha un passato come assistente in Serie C. Volevo ringraziare Stefano Lasso e Davide Massa, che sarà assente questa volta solo perché per motivi familiari, impegni già precedenti assunti, hanno donato parecchie maglie di squadre di Serie A, sono, le vedete là, sono delle società più importanti di Serie A,
questo per far sì che vi permesse all'asta per contribuire in questa maniera a, a raccogliere ulteriori fondi sempre per l'associazione. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi e i più giovani, gli arbitri che prenderanno parte proprio come al gioco. E sono molto entusiasti, vi faremo vedere che oltre a arbitrare siamo anche capaci di giocare a pallone, quindi potete iniziare a tremare. Io cerco ancora di capire se giocare con gli amministratori comunali o con gli arbitri, vedo dove fare la meno brutta figura possibile. Niente, volevo passare la parola a Monica Tondelli perché ci sarà anche la scuola, una scuola Barbie che si esibirà prima dell'inizio e anche durante tra una partita e l'altra. La scuola balla danza creativa. Su richiesta dell'organizzatore palestra. Grazie per questo. Abbiamo disposto di tre balletti, uno all'inizio, uno a metà e uno alla fine, che saranno coordinati dalla scuola balla della palestra creativa del territorio europeo. L'insegnante sarà Simone Stella e il direttore artistico Alberto Nalbon, che è il direttore della palestra. Ci sarà anche la partecipazione di un gruppo di hip hop che è arrivato prima a un contest a Riccione, una cosa molto molto importante. E sono veramente bravi perché io da Riccione hanno fatto una loro parte, sono eccezionali questi ragazzi. E volevo, tra l'altro, devo assolutamente dire che ci sarà molto difficile per loro ballare senza palco, perché questa è la difficoltà di ballerini. E loro non ci proveranno e saranno qua per aiutare loro per questa bellissima manifestazione che, come diceva giustamente Simone, siamo tutti insieme per te. Io vi ringrazio tutti veramente, col cuore. Assessore, se assessore, sindaco e presidente del consiglio si volete fare la chiusura in tutti e tre insieme? No, non mi ha trovato un corretto. Ma io sinceramente voglio dire, credo che tutto il merito, si può spendere due parole per fare un po' il cappello della situazione, ma credo che il sindaco all'inizio con l'amministrazione abbia parlato. I meriti di questa cosa vanno assolutamente ai due consiglieri comunali, amici che sono Savioli e Balestra, che ce l'hanno messa tutta, hanno formato anche dietro le quinte un gruppo di WhatsApp dove si è partiti, dove si c'è inserito una riga di persone che addirittura a volte bisogna metterlo silenzioso perché ogni cosa che veniva in mente veniva scritto, quindi è stato un gruppo goliardico che però ha voluto creare veramente un bel clima. Io credo che in queste cose qua, che sono le cose estremamente importanti, estremamente sane, non vada tanto la parte della politica, la parte, diciamo, del lavoro che uno ricopre o delle cariche che uno ricopre, ma credo che tutti quanti dobbiamo essere tutti sullo stesso livello. C'era un obiettivo da portare avanti che era uno scopo benefico, abbiamo unito tutte le attività lavorative, chi in difficoltà, chi rappresenta chiaramente le forze dell'ordine, chi rappresenta chiaramente i fratelli Carli e l'amministrazione comunale, ci siamo messi tutti a disposizione e abbiamo fatto sì di fare una giornata dove ci deve essere divertimento, tutti insieme, giocare e fare un qualcosa di costruttivo e di positivo. Non era una mossa politica, non era una mossa di ogni persona di noi, credo che abbia un cuore, credo che abbia veramente la disponibilità di mettersi in gioco e di mettersi in mezzo quando c'è un qualcosa di benefico. Io nella vita lo faccio già di mio, di lavoro, pertanto mi trovo veramente a casa a fare certe cose. Ringrazio Roberta, ringrazio tutte le persone che ci hanno messo veramente il cuore.